Ciao a tutti, bentornati su Tango Social Live. Io come sempre sono Chiara. E io sono Andrea e oggi continuiamo le nostre lezioni di Tango Tips e continueremo con un argomento nuovo: camminate nel sistema parallelo e camminate nel sistema crusado. Vediamo subito una cosa. Teniamo conto una premessa. Nel momento in cui io mi sto muovendo insieme a lei, normalmente siamo in un sistema parallelo, quindi io muovo la gamba opposta rispetto alla sua, ma possiamo camminare anche nel sistema incrociato. Nel momento in cui vado a muovere la gamba destra e lei muove la gamba destra, quindi ecco perché incrociando dobbiamo per forza per continuare nella camminata. Per cambiare sistema, normalmente è l'uomo che lo va a fare e la prima cosa che viene in mente è, se siamo in un sistema incrociato, di cambiare il peso mentre lei non lo fa e a questo punto siamo nel sistema parallelo. Ma oggi vediamo qualche soluzione alternativa. Quindi oggi sarà la dama a cambiare il sistema, sempre guidata dall'uomo, ma sarà grazie ai miei passi che noi cambieremo sistema. E, potrebbe essere una soluzione sia per appunto passare da un sistema parallelo a un sistema crusado, ma può essere anche una camminata elegante diversa dal solito. Quindi vediamolo un attimo nel dettaglio. Andiamo un po' più indietro così riusciamo, ecco, benissimo. Quindi, come già diceva Chiara, è l'uomo che va a invitare un cambio di peso per lei, mentre l'uomo non fa niente. Quindi vado a invitare ad esempio un'apertura, l'uomo rimane col peso sulla gamba destra e continuerà a camminare col peso sulla gamba, mettendo il peso sulla gamba sinistra. A questo punto potrei, creando una rotazione, quindi un occio, far cambiare lei di nuovo e siamo di nuovo nel sistema parallelo. Quindi, dal parallelo al crusado, invito la dama a fare un'apertura. Dal crusado al parallelo invito la dama a fare un occhio a trasse e a questo punto ritorniamo in camminata. Per rendere la camminata più elegante si potrebbe utilizzare un planeo dell'uomo che aiuta anche a invitare la dama nell'apertura. Potrei fare un piccolo planeo in concomitanza della guida per il suo passo e stessa cosa mentre la dama fa un occhio. Utilizzare la gamba destra mia che fa il movimento per agevolare anche la mia torsione del busto, perché tenete conto che è molto importante creare una differente guida, che adesso la vediamo un attimo nel dettaglio. Mi raccomando, l'uomo deve marcare un passo non troppo grande alla dama in apertura, se no si troverà scomodissimo. Se io da qua faccio un passo grande e l'uomo me lo sta guidando grande, si ritrova molto lontano. Quindi, dama, dovete essere molto sensibili nel sentire la marca dell'uomo e l'uomo dal suo canto deve anche riuscire a marcare un passo delle dimensioni che lui desidera, ovviamente. Esatto, per l'apertura veramente non dovete troppo pensare alla torsione del busto, ma quanto più a invitare la dama in una linea, quindi una sorta di dissociazione su una linea lineare, vedete? Quindi vado semplicemente a spostare le mie braccia permettendole di fare l'apertura. Quando invece mi trovo qua, che ho bisogno invece di creare una torsione, qui sì che ho bisogno di una rotazione delle spalle che invita la dama. E dopodiché ritorno in linea. E si potrebbe anche continuare. Io potrei continuarlo e ripeterlo, quindi potrei fare apertura, sistema crusado, occhio indietro, sistema parallelo, e di nuovo apertura, sistema crusado, occhio indietro, parallelo. Grazie mille per averci seguito e ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina di modo che possiate essere sempre, sempre aggiornati sui nuovi video, che cercheremo ovviamente di metterli più spesso possibile, almeno una volta a settimana, dai. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Ciao! Ciao!